niente paura, la mia pochita magica mi permette di comunicare con qualsiasi animale, anche con i paguri scortesi. Traduci paguro! Vi prego, signori, lasciateci entrare! Dobbiamo riunire questo uccellino con la sua famiglia all'interno dell'albero. Va tutto bene. Ti aiuteremo a tornare dalla tua famiglia in qualche modo. A chi verrebbe mai in mente di costruire un castello di sabbia davanti a un nido di uccelli? Shani, traduci, per favore. Aspetta un attimo, sto un po' delirando. Il re paguro costruisce castelli di sabbia dove meglio crede. Lunga vita al re. Oh, capisco. Il re dice che ci lascerà entrare nel castello e raggiungere il nido di uccelli se gli porteremo una grossa perla per completare la sua corona. Una perla? Questo è un ricatto da crostacei! Che credono di essere questi egoisti corazzati? Dimmi, Polly, forse potremmo pensare in grande e magari cercare di rinegoziare con questi avidi paguri? Tu capisci cosa intendo, eh? No, no, no! Proviamo a risolvere la faccenda in modo pacifico, d'accordo? Voi pacifiste! Ok, se vogliamo far tornare a casa questo uccellino, ci conviene trovare una perla. Chi è con me? Aspettate solo un attimo, ma tu non stai dalla parte del re, paguro impavido? Cominciamo! Anche quando siamo piccole, trovare una perla nella sabbia è più difficile che trovare un ago in un pagliaio. Siamo pronte per riconsiderare un piano d'azione più drastico? No, Laia! Continuiamo a cercare. Che succede? Aspetta! Cos'è quella? Ma certo! Le ostriche possono avere la perla all'interno! Perfetto! Prendiamo la perla! Santo cielo, quest'ostrica è sigillata! Dobbiamo escogitare una soluzione. Hai finito il ghiacciolo, Polly? Sì, era delizioso! Ecco qui! Possiamo usare il bastoncino come leva per aprire quest'ostrica. Ora, Polly! Potere mini Polly! L'ostrica ha sputato una perla! La prendo io! Aspettate, ci sono! Se facciamo ridere l'ostrica, lei poi sputerà la perla! D'accordo, ostrica, preparati a ridere!